Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un effetto di scritta al neon su After Effects, proprio come andiamo a vedere adesso nella preview. Bene, prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo il nostro After Effects, andiamo a fare una nuova composizione che io chiamerò scritta, facciamo ok e la prima cosa che andiamo a fare appunto è una scritta. Io nel mio caso vado a scrivere Studio 72, dopodiché la vado a allineare al centro in questo modo. Volendo si può andare ad aumentare, diminuire, insomma dopo guardate voi come farla. Io comunque la lascio così. Una volta fatta la scritta andiamo nel pannello degli effetti, andiamo qui in predefiniti animazione, selezioniamo testo, animating e gli andiamo a mettere apparizione casuale. In questo modo, se vedete, la nostra apparizione risulterà questa. Io però voglio andare a modificare il tempo di durata di questo effetto, quindi per farlo seleziono appunto la mia sequenza, schiaccio U, vedete qua mi si apre inizio, questi qua sono i miei due marcatori di inizio dell'effetto, quindi io mi porto un secondo con la mia sequenza, seleziono entrambi i marcatori, quindi io voglio che inizi più o meno a un secondo in questo modo e voglio anche che mi duri un po' meno, più o meno così, quindi in questo modo. Dopodiché mi porto più o meno a 5-6 secondi, insomma guardate voi la durata appunto che volete dargli, io mi porto a 6 secondi, vado ad aggiungere un altro marcatore al 100%, mi sposto un po' in avanti e lo riporto a 0, in modo che mi dia l'effetto contrario, ossia che sparisce. Un'altra cosa che voglio andare ad applicare a questo effetto, se noi andiamo ad aprire totalmente il nostro effetto, andiamo su avanzate, in uniformità invece che 100% andiamo a mettere 0%, in modo che mi tiri via quella trasparenza ma che appaiano, come vedete, tutte della stessa opacità, ossia al 100%. Bene, una volta fatto questo chiudiamo, tasto destro del mouse, andiamo a fare precomposizione, che io chiamerò scritta composizione, facciamo ok in modo da avere la precomposizione appunto della nostra scritta. Ora una cosa che dobbiamo andare a fare, o perlomeno che dovete andare a vedere, è se qui in progetto, qua sotto come vedete c'è 32 bit. Se non l'avete 32 ma per esempio l'avete in 8, tenendo premuto Alt con la tastiera lo portate prima 16 poi 32, insomma le tre opzioni sono queste, o 8 o 16 o 32, quindi noi lo portiamo a 32, quindi ripeto, tenete premuto Alt, intanto cliccate col mouse per portarvi sui 32 bit. Una volta fatto questo andiamo ad applicare i nostri primi effetti. Il primo che andiamo ad applicare è un effetto che si chiama Vegas. Intanto mi porto in modo che si veda la scritta in questo modo. Prendiamo l'effetto, lo portiamo sulla scritta. Poi, qui nel pannello del controlli, andiamo a mettere in segmenti, mettiamo 1. La lunghezza mettiamo 0,5-0,6, io metto 0,6. Il metodo diffusione, naturalmente, così come vedete, ci rimane la nostra scritta, quindi dobbiamo andare a mettere trasparente, come vedete già un po' si intravede l'effetto. Andiamo a scegliere il colore che vogliamo, io in questo caso questo lo metto rosso. Andiamo a spuntare fase casuale e in rotazione gli andiamo a dare un 25 gradi, in questo modo. Ora andiamo ad applicare un altro effetto che è bagliore,
o glow se l'avete in inglese, lo prendiamo, lo portiamo qui, poi nell'intensità bagliore invece di 1 gli andiamo a mettere 0,1. Dopodiché andiamo a duplicare l'effetto, in raggio bagliore questa volta ci mettiamo 50, andiamo a duplicare di nuovo l'effetto e questa volta in raggio bagliore andiamo a mettere 120. Ora, una volta fatti questi passaggi, andiamo a duplicare la nostra scritta, quindi Command D la andiamo a duplicare, poi andiamo a rinominare questa, metto rosso, e questa io la vado a fare bianca, quindi metto white, voi dopo a seconda dei colori che volete scegliere. Quindi seleziono la scritta white, vado qui, seleziono il bianco, ok. Come vedete però adesso il bianco mi è andato sopra al rosso, quindi quello che dobbiamo andare a fare in rotazione, portarlo a 180 in modo da avere questo effetto che metà diventa bianco e l'altra metà diventa rossa. Ora torniamo sempre sulla nostra scritta bagliore, torniamo a duplicare il livello bagliore in modo che diventi 4 e in raggio bagliore andiamo a mettere 20. Una volta fatto questo, sempre nella scritta quella bianca, andiamo nella modalità di diffusione, se non ce l'avete basta qua sotto switchare da una parte all'altra, vi uscirà appunto modalità diffusione e andiamo a mettere scolora. Una volta fatto questo, prendiamo le nostre due composizioni e andiamo a fare una precomposizione che chiamiamo scritta neon composizione e facciamo ok, in modo che ci crei un'unica composizione del nostro effetto. Ora quello che andremo a fare praticamente è creare il riflesso della nostra scritta, quindi la prima cosa che andiamo a fare è una nuova tinta unita che chiameremo disturbo frattale, facciamo ok, andiamo negli effetti appunto a cercare il disturbo frattale, lo prendiamo e lo portiamo appunto sulla nostra tinta unita, aumentiamo il contrasto a 4,50 e la luminosità la portiamo a un 5. Dopodiché andiamo tasto destro sul livello del disturbo frattale, andiamo a fare precomposizione, sempre esposto tutti gli attributi nella nuova composizione, chiameremo disturbo frattale comp e facciamo ok, e al momento lo andiamo a deselezionare. Dopodiché ci portiamo sulla nostra scritta, facciamo Command D, andiamo a mettere un effetto di sfocatura composta, quindi prendiamola, portiamo sulla nostra scritta che siamo andati a duplicare. Ora rendiamo in 3D, nel caso siate di qua, sempre tramite pass switch possiamo andare a cambiare la visuale, andiamo a mettere qui dal quadratino, spuntiamo in modo da farla tridimensionale, clicchiamo R sulla composizione in modo che si apra appunto i parametri di rotazione e in rotazione X andiamo a mettere un 95%. Dopodiché qua vedete che ci dà le frecce per andarlo a spostare, prendiamo l'asse della Z e lo spostiamo in basso, più o meno qui. Ora andiamo a aumentare anche la scala, da un 100% lo portiamo a 105, in modo che così aumenta e diventa grande come la scritta di sopra, e nel livello sfocatura che siamo andati a dare, invece di scritta, andiamo a mettere disturbo frattale.
come vedete, ci dà questo senso di ombra, di sfocatura. Qui possiamo andare a aumentare o diminuire la sfocatura in base ai vostri gusti. Io la lascio intorno a un 18. In questo modo, così, siamo andati a creare appunto la nostra sfocatura sottostante e il nostro riflesso. Bene, a questo punto questo lo vado a rinominare, praticamente la chiamo scritta neon riflesso. Ora vado ad aggiungere in nuovo livello di regolazione e vado a scegliere bagliore, l'effetto bagliore, lo andiamo a mettere qui e qua lo andiamo a mettere a 100%. Ora torniamo a duplicare il primo livello di sotto della nostra scritta, andiamo a mettere una sfocatura riquadri rapida, aumentiamo la sfocatura di un 4,50 più o meno, in questo modo, e andiamo a duplicare la nostra sfocatura due volte. Dopodiché selezioniamo tutte e tre le nostre sfocature che siamo andati a creare, torniamo nella modalità diffusione e andiamo a mettere scolora. In questo modo. Adesso andiamo a fare un nuovo livello di regolazione che chiameremo, tanto questo lo andiamo a chiamare bagliore, questo lo andiamo a chiamare curve. Quindi selezioniamo il nostro nuovo livello, andiamo a scegliere il nostro effetto curve e andiamo ad aumentare leggermente in modo da creare bene o male il risultato che vogliamo, più o meno questo. Una volta fatto questo, andiamo a riaprire il nostro progetto di scritta neon composizione, dove c'è appunto white e red, e adesso andremo ad applicare una scritta, una formula per dare un effetto appunto di bagliore graduale appunto alla scritta. Quindi selezioniamo la prima, schiacciamo T per aprire opacità, qui dove c'è il marcatore andiamo a cliccare tenendo premuto Alt. Come vedete qua ci compare questa stringa dove noi andremo a scrivere wiggle, vedete, con le due parentesi, e all'interno della parentesi andiamo a mettere nel primo 50,25. Stessa cosa nel secondo. Quindi schiacciamo T per aprire opacità, premiamo Alt sul marcatore, anche qui andiamo a mettere wiggle con le due parentesi, ma questa volta andiamo a mettere 75,20. In questo modo. Ora torniamo a switchare nella parte appunto del quadrato e andiamo a rendere in 3D anche gli altri livelli che siamo andati a creare prima, quindi dalla scritta neon tutti quelli che abbiamo copiato fino al riflesso. Quindi tasto destro del mouse, andiamo a fare una nuova videocamera 50 mm, facciamo ok, apriamo P, spingiamo P sulla tastiera per aprire appunto l'opzione della posizione, ci portiamo all'inizio e attiviamo il marcatore, dopodiché ci portiamo alla fine e andiamo ad aumentare fino a un 2003, insomma, essendo negativo naturalmente scala, prima era 2006, lo portiamo 2004, 2003, insomma, è solo per dargli un effetto di zoom, che praticamente la nostra scritta
man mano che va avanti, zoom in avanti. Ora torniamo sulla precomposizione di prima, dove siamo andati appunto ad aggiungere questi due parametri, e li andiamo a modificare. Quindi portiamo il nostro selettore più o meno qui a 3 secondi, e qui andiamo a cambiare, invece di 25 mettiamo 5, e qui andiamo a mettere 10, e spostiamo in avanti un po' il primo, tipo a metà, a un mezzo secondo, la prima composizione, quella bianca. Quindi, ricapitolando, spostiamo avanti di un mezzo secondo l'effetto della scritta bianca. Andiamo a cambiare, qui invece di 25 come era prima andiamo a mettere 5, e qui andiamo a mettere 10. Torniamo sulla nostra scritta, adesso sta calcolando tutto. Ora l'ultimo passaggio che andremo a fare, e poi basta, promesso. Andiamo qui non nel riflesso, ma nella composizione, in una delle composizioni neon che siamo andati a duplicare. Torniamo a duplicare un'altra volta, andiamo sul pannello degli effetti e in dimensioni sfocatura andiamo a mettere orizzontale, in modo che ci dia questo effetto. Andiamo ad aumentare un po' l'effetto, dopodiché cliccando appunto in corrispondenza del livello che siamo andati a duplicare, clicchiamo T per andare ad aprire l'opacità e la abbassiamo, questo a nostro piacimento. Più o meno così, in modo da dargli questo effetto orizzontale. E questo è appunto il nostro video finito. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito. È un tutorial molto carino, un po' lungo, però se uno sta attento ai vari passaggi è tranquillamente fattibile. Vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa o curiosità o se avete delle domande, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!